Viva San Rocco! È sempre un'emozione e abbiamo voluto comunque mantenere viva la tradizione proprio perché non volevamo farci sopraffare dal Covid e quindi è stato importante mantenere questa festa nonostante le restrizioni, nonostante non ci sia la gara pirotecnica, i famosi fuochi d'artificio della Valle d'Itria, nonostante non ci siano le processioni ma solo un piccolo momento di traslazione dell'immagine del santo nel centro storico, ma nonostante questo noi abbiamo voluto combattere, andare oltre quello che è il virus e mantenerla anche in questa edizione 2021. San Rocco c'è pur con le cautele giuste che dobbiamo ancora avere, però le cose più importanti nelle feste patronali sono gli appuntamenti religiosi in chiesa e quindi certamente è bello poter vivere in questa dimensione di popolo anche la festa di quest'anno. Don Fabio, è fondamentale ribadire come la pandemia, tra tutti i contro, un pro lo ha avuto, quello di poter avvicinare alla fede tanti fedeli, anche attraverso le nuove piattaforme digitali. Sì, questo è stato un fenomeno constatato da tanti. Io stesso, parlando con tante persone, anche con tanti ammalati, il conforto di poter seguire almeno in questo modo e di riscoprire forse anche la vicinanza del Signore in questo modo. Come sempre, non tutti i mali vengono per nuocere. Thank you.
quanto è bella Grada Mena quando suona Dien. Così è l'incipit di questa poesia che ogni locorotondese conosce quasi tutta a memoria, scritta appunto da mio zio Don Peppino Rosato, e che, come dire, incastona questo diamante che rappresenta appunto Adiene, che è una cosa unica, caratteristica proprio della festa di San Rocco, che è appunto questa nenia scritta tra, a metà più o meno dell'Ottocento da musicisti locali, e che appunto la banda locale suona per dalle 4 del mattino fino a quando non è sorto il sole, percorrendo tutte le strade del centro, sia del borgo antico che della parte nuova del paese. Come dicevo, è una cosa unica che si ha solo a Locorotondo per la festa di San Rocco, ed è uno degli aspetti più tipici e più tradizionali della festa di San Rocco. Infatti la poesia cita anche a passè proprio che era da me a Diene per pare che San Rocco. Come da giovane locorotondese, San Rocco fa parte della mia storia di giovane di questa città, ed è sempre caratterizzato le mie estate da giovane, ma da adolescente e adesso da adulto, anche da prete. Per noi è una tappa fondamentale della vita di questo paese, anche perché San Rocco è sempre vicino alla nostra vita, di noi giovani, perché è un santo giovane, è un santo che è morto poco più ventenne, è un esempio per noi perché era un santo laico, quindi non era né prete, non era né religioso, ma un giovane in cerca di Dio. E quindi possiamo dire che è un esempio per tutti, è un esempio che è adatto a tutti, e quindi noi siamo cresciuti con questa figura di un santo prossimo a noi giovani. Una tradizione che si rinnova? Ma più che altro si apprende, perché abbiamo avuto dei parroci che ci hanno fatto sentire di essere portatori, e lo facciamo con fede. Abbiamo anche squadre di donne che veramente brave, orgogliose, che si vede che lo fanno con affetto e con sincerità. Hai la possibilità in questo momento, ci sono tanti giovani che ti guardano, cosa significa portare San Rocco? Beh, non si può spiegare, è un'emozione perché lo facciamo da tanti anni, se non lo prendiamo, cioè, ci sentiamo esclusi da qualcosa. Per me San Rocco è una devozione venuta da anni e anni, da mio padre, gli antenati, e io mi sento di rappresentarlo, di venire questo giorno devoto per lui.
Portare la statua cosa rappresenta? È una cosa abbastanza emozionante, specialmente quando la prende la prima volta. Per lei è la prima volta? No, è da tanti anni che lo faccio, però oggi è il primo giro. Beh, sì, è importantissimo questo momento, anche perché noi dobbiamo fare una preghiera a San Rocco che ci aiuti a risolvere questo problema del Covid. Visto che ci è riuscito per la peste, credo che possa essere veramente una preghiera fatta per tutti i cittadini. Una tradizione che si rinnova anno per anno. Sì, è una tradizione importantissima per i locorotondesi e anche per la figura del santo. Riceviamo la benedizione del Signore per l'intercessione di San Rocco. Il sindaco prima affiderà la nostra città all'intercessione di San Rocco. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Tu che sperimentasti il dolore della peste sul tuo corpo, ti chiediamo di rinnovare la tua fraterna protezione sulla nostra città, che da sempre si affida al tuo patrocinio. Libera le nostre famiglie, l'Italia, il mondo intero dalla terribile pandemia che ci ha colpito e unisce l'umanità in un grido unico di dolore. Assistici in questo momento di prova e fa che questa croce che ora ci affligge non sia vana e possa giovare alla nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente. Per intercessione di San Rocco, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. San Rocco è un punto centrale della storia di Locorotondo, tant'è che anche l'anno, specialmente l'estate, è scansionata proprio dalla festa di San Rocco, il primo e il dopo San Rocco, e quindi San Rocco diventa un po' il punto centrale anche di tutta la fede, la devozione e tutte le tradizioni che sono della città di Locorotondo, di questo popolo semplice ma allo stesso tempo forte e pieno di fede. Quindi San Rocco diventa una figura da imitare per ciascuno di noi ed è un santo che ci è caro specialmente anche in questo tempo, no? Tempo di prova, un tempo difficile e lo abbiamo invocato, continuiamo ad invocarlo perché veramente ci aiuti, ci sostenga in questi giorni un po' difficili. Beniamino, sei un devoto di San Rocco? Da sempre, ma risale alla mia famiglia paterna, dove proprio avevano una mini immagine della San Rocco, della statua di San Rocco,
quindi tutti i miei zii e mio padre, che sono tutti deceduti, erano devoti a San Rocco, e io ho tramandato questa tradizione anche a mio figlio, che è uno dei pochi giovani che, quando ora quest'anno le processioni si fanno, ma la sera del 17 e a lui insieme portiamo il cero a San Rocco. Quindi per noi San Rocco rappresenta lo corotondo, rappresenta un momento di devozione, di fede, e l'abbiamo invocato soprattutto in questo periodo di coronavirus, in considerazione di quello che ha fatto nella sua vita. Giuseppe, tu hai ricevuto grazia a San Rocco. Sì, io ho ricevuto grazia, io sono locorotondese, per motivi chiaramente di lavoro sono fuori, però per me è stato sempre un punto di riferimento, perché per noi locorotondesi, dicevo prima, esiste sempre un prima e un dopo San Rocco. Io l'ho sempre vissuta così, come una festa patronale, però 2 anni fa ho avuto un problema e quindi San Rocco mi è venuto in sogno, quindi ho ricevuto una grazia, lo posso dire pubblicamente, e quindi da allora si è ancora più intensificata la mia devozione e oggi sono qui per poter partecipare anche come portatore. E viva San Rocco! Viva San Rocco! Franco Satalino, uno dei decani, degli organizzatori della festa patronale in onore di San Rocco, una tradizione che si rinnova. Sì, di anno in anno si rinnova questa tradizione per l'organizzazione della festa patronale, anche se è la stessa cosa di anno in anno, però ogni anno c'è qualcosa di nuovo anche nel sentimento, nel sentire, nelle persone, insomma, sembra una cosa, una fotocopia, però è sempre una cosa, una novità. Immancabile l'offerta a San Rocco, visto che lei ha donato dei pochi euro per San Rocco. Cosa rappresenta? Lei viene da Torino? Io vengo da Torino, però sono praticamente venuta tutti gli anni perché avevo la nonna qui a Locorotondo, quindi sono legata a questa tradizione di questa festa perché mi ricordano gli anni di quando ero bambina praticamente, e continuiamo a venire. Sono venuta con mio marito e addirittura mio nipote, e sto passando testimone agli altri anche, quindi ci tengo molto a questa festa di San Rocco.
Qual è il menù di oggi? Le racchette, poi le braciole, i polpetti, e poi di carne arrostita. Ok, il vino. Quindi in ultimo? Si mangia la si mette la pesca nel vino. Noi diciamo in dialetto uzzulo. Allora, in ultimo si mangia prima la pesca, si può stare una decina di minuti per prendere il vino, no? Poi ti mangi la pesca, dopo ti prendi il vino e te lo bevi e digerisce tutto. Si chiama? Come mi chiamo io? No, e si chiama questo procedimento? La pesca. E come in dialetto? Uzzul. Uzzul può precogliere. Si è parlato del menù tipico di questi tre giorni di festa dedicati a San Rocco. Qual è il menù tipico? Beh, quello che ci tramandano i nostri genitori sono le famose orecchiette cotte sul fuoco, poi c'è il classico ragù, quello di agnello, di manzo, che si cuoceva vicino al camino con le polpette, quello che si cucinava nelle ciotoline di creta, che era una cosa molto importante. Poi magari il giorno dopo di San Rocco c'era quel famoso trid che si cucina col brodetto così. Uno, diciamo che poi alla fine delle feste si sciacquava. Questo è il classico menù dei locorotondesi per San Rocco. Invece a Casapinto cosa si può gustare? Casapinto è pizzeria, che comunque riusciamo a fare anche delle piccole insalate, sempre con i prodotti nostri, con le friselle, con i fagiolini, con il pomodorino fresco. Tutti prodotti a chilometro zero? Tutti prodotti a chilometro zero, rigorosamente a chilometro zero. Noi ci teniamo tanto a fare anche queste cose qua. E poi un po' di carne, quella non ci manca mai, perché la tradizione nostra di Locorotondo è le famose macellerie col fornello, quella ce l'abbiamo sempre. La pizza San Rocco esiste? Assolutamente sì, con carpaccio di carne, rucola, grana e pomodorini. Casapinto? La Casapinto con pancetta, bufala e rosmarino. Quest'anno, il 2021, San Rocco ha portato e porterà sicuramente la fine di questa pandemia. Noi confidiamo molto in questo, confidiamo anche con responsabilità da parte nostra e la richiamiamo sempre tra fedeli nei nostri incontri, nei nostri momenti di preghiera. Certo, noi sappiamo anche confidare nell'aiuto del Signore e l'intercessione dei Santi, per cui ancora una volta, perché già l'anno passato abbiamo chiesto l'intercessione a San Rocco, ancora una volta ci ritroviamo a chiedere questo e siamo sicuri che il Signore ci aiuterà e nello stesso tempo stiamo anche provando a vedere di vivere con maggiore profondità quello che viviamo abitualmente, a riscoprirlo e a viverlo sempre con più amore, con più attenzione a quello che viviamo come noi stessi e a quello che vivono gli altri. Quindi è un momento un po' difficile che ancora viviamo, ma che ci sta facendo capire anche qualcosa di più. Telegrafico, il messaggio che vuole dare? Il messaggio è questo, e ci viene dalla novena che abbiamo vissuto in onore di San Rocco, con la enciclica Fratelli Tutti del Papa, di Papa Francesco, che è, ecco, imparare ad essere veramente tutti fratelli fra di noi, partendo dal fatto umano che siamo veramente tutti uguali e dal fatto di Dio che siamo veramente tutti figli di Dio. Appuntamento al 2022. Va bene, certamente, certamente. Grazie per il vostro servizio anche.